qualche anno fa abbiamo fatto insieme questo cartellone: You'll die of old age, I'll die of climate change. Era una delle prime manifestazioni di Fridays for Future Taranto. Arcigay Taranto e Hermes Academy sono al fianco di Fridays for Future dalla prima manifestazione. È bellissimo vedere questa rabbia, questa malinconia che si riconosce nei nostri occhi, figli e figlie e figli di Taranto, che però diventa colore, diventa vita, diventa attivismo. Ed è bello vedere come ci riconosciamo sotto questi simboli, il pugno chiuso, la bandiera arcobaleno. Quello che vi chiedo è di ragionare su due parole: accoglienza e inclusione. Sono davvero delle parole che utilizziamo perché sono Kai words che vanno tanto di moda, o veramente le portiamo nel nostro cuore e quello che immaginiamo diventa azione. Spesso anche in questa stessa città, da associazioni collettivi e gruppi, la mia persona è stata esclusa in maniera molto chiara e netta. Va bene, quello che non ci uccide ci rende più forti e noi siamo qui, sopravviviamo. Cerchiamo invece di cancellare questo prefisso, sopravviviamo. Vogliamo vivere, viviamo appieno la nostra esistenza e non dimentichiamoci di sognare. Ed è bello vedere come voi, studenti, studentesse, studenti, ci insegnate cosa significhi stare insieme. A Taranto non è facile fare associazionismo e unirsi. E io confido molto nella generazione Z e do la parola a Leonardo Caldarola, che è il responsabile del gruppo giovani di Arcigay Taranto. Grazie. Ciao ragazzi. Io mi chiamo Leonardo, 17 anni. Qualcuno di voi forse si ricorda di me, se era al Pride di Taranto, perché ero quello mezzo nudo. Ti ricordi te? Per chi non mi conosce, io sono un ragazzo che è nato in una società inquinata, è cresciuto in una società inquinata e continua a vivere in una società inquinata. Ed è inquinata non soltanto a livello ambientalistico, ma anche a livello sociale. E molto spesso tendiamo a scindere la questione ambientalistica e sociale, diritti e salute del pianeta, ma sono due cose che vanno di pari passo in realtà. Sono due cose per cui si lotta di pari passo, si lotta allo stesso modo. Ed è davvero così, perché spesso ci troviamo a dire: voglio un futuro in cui posso tenere la mano al mio ragazzo, in cui posso baciarmi il tipo dove cazzo mi pare, ma la vera domanda è: come faccio a vivere questo futuro se non mi è concesso, se il mondo sta bruciando? E quindi lottiamo per un futuro, e soprattutto un futuro di accettazione, è un futuro in cui posso rimanermi il tipo. Grazie. Quindi il messaggio è: non abbiate e non dobbiamo avere paura di dire ciò che pensiamo, di alzare la voce, di usare i nostri corpi come strumento politico. Queste piazze sono nostre, attraversiamole, non dimentichiamoci di creare comunità, nel senso che noi vogliamo dare a questa parola: comunità, politica, attivismo e vita. Grazie.